modo di stare tutti insieme, vicino, di volersi bene e di raccontare le cose che abbiamo fatto e le cose che si andrà a fare. Fa sempre piacere, un bel premio, una bella città, una bella atmosfera. Dopo l'imprenditore Brunello Cucinelli e dopo il presidente del CONI Giovanni Malagò, il premio San Michele d'Oro va all'attore regista fiorentino Leonardo Pieraccioni. La sua visita a Castiglion Fiorentino non è stato solo un momento conviviale e divertente per ritirare il premio, ma anche per passare qualche ora insieme all'associazione Solidarietà in buone mani. Abbiamo fatto un po' di baccano, credo che sia proprio l'occasione anche oltretutto di andare stasera a questa cena fatta di 800 commensali per Don Giuliano e la sua associazione Onlus in buone mani, per cui penso che sia uno dei sabati divertenti da rifare e da consigliare anche a tutti gli altri che vorranno venire a prendere questo premio. E durante la serata non sono mancati sketch divertenti insieme al sindaco Agnelli. È un sindaco moderno, pettinatissimo e con grande voglia di raccontare, per cui poi sai, le liste civiche adesso sono la vera e sola unica libertà, perché si può fare le cose sul territorio in maniera mirata senza avere troppi comandi dall'alto. Credo che abbiamo un amico in più, questa città già lo aveva, Leonardo si è dimostrato quella persona umile qual è, che sa fare molto bene il suo mestiere e io sottolineo che lo sa fare talmente bene rappresentando al meglio la toscanità nel cinema italiano e non solo, a differenza di qualche altro personaggio, e qui lo devo citare, Roberto Benigni, che per quanto riguarda Castiglion Fiorentino l'ha proprio dimenticata e noi di queste cose non ci passiamo sopra.